La chiarezza l'abbiamo chiesta il 27 di agosto perché i colleghi avevano già ravvisato alcune presenze di Ethernet e di quant'altro nel cantiere del Ponte Morandi. È stata una denuncia che non ha prodotto nessun tipo di azione preventiva verso la salvaguardia, la protezione e la prevenzione dei lavoratori. Dopodiché a metà settembre i vigili del fuoco arretrano e lasciano le chiavi ad Autostrade che diventa responsabile del cantiere. Il responsabile della sicurezza dopo 3-4 giorni circa si rende conto che c'è amianto nei detriti, redige un verbale da quanto viene descritto dai quotidiani e chiede l'interruzione di un giorno delle demolizioni per fare degli accertamenti. Questo verbale produce che lui viene destituito dall'incarico e viene nominato un soggetto esterno della società SPEA, una branca di Autostrade. Dopodiché ci sono due esposti dei comitati dei cittadini e la procura avvia un'indagine molto particolare dove viene fuori la presenza di amianto. Ecco, questo vi ha lasciato un po' interdetti che quel esposto poi alla fine abbia centrato invece nel segno e non il vostro. La nostra era una denuncia dal punto di vista dei lavoratori che chiedeva comunque un'attenzione da parte della nostra amministrazione, che prontamente il comandante, cosa anomala, e ripeto cosa anomala, ha chiesto l'intervento dell'ARPAL. L'ARPAL viene, diciamo, sollecitata dagli organi competenti e non dai vigili del fuoco in un cantiere così enorme. C'è un commissario straordinario per la ricostruzione, un commissario straordinario per la demolizione, che sono rimasti dalla finestra a guardare probabilmente. E rimango positivamente colpito dal sindaco che negli ultimi giorni mi inizia a anteporre a tutto in salute all'ambiente per Genova, cosa che non avevo mai sentito sino a una settimana fa. Rimango invece molto contrastato da questo percorso, perché oggi il problema di Genova sono i detriti, probabilmente inquinati. Nessuno parla dei lavoratori e dei cittadini. Nessuno ha fatto mezza parola sui vigili del fuoco, che sono, diciamo, il primo organo di competenza Competenza, certo. in caso di necessità, che ha operato, e ricordo, in deroga al decreto legislativo 81, perché è impensabile che i vigili del fuoco possano lavorare con quelle che sono le norme di prevenzione del DL81. Giordano, però in molti si chiedono, ma se quell'esposto non fosse andato a buon fine, il ponte l'avrebbero buttato giù. Se poi davvero c'è amianto e c'è amianto? Avrebbero fatto fare l'aerosol ai bambini delle zone limitrofe, questa è una conseguenza. Insomma, io fidatevi di me, non ho mai, è una frase che non ho mai accettato durante il mio percorso di vita e oggi ancora di più. Quindi la mia domanda è, ma il sindaco Bucci e il commissario straordinario per la ricostruzione Bucci, perché non dà le dimissioni da sindaco e fa il commissario straordinario o dà le dimissioni da commissario straordinario e fa il sindaco? Perché secondo me il carico di lavoro che ha e con probabilmente le sue caratteristiche non riescono a ottemperare quelli che sono gli obblighi nei confronti della cittadinanza e dei lavoratori. Non ho mai sentito il sindaco Bucci parlare di lavoratori in aula.